Ecco qui un bel terno secco sugli incredibili e ignobili trucchetti che ci ha propinato e continua a propinarci la narrativa ufficiale, pur di farci credere alle finte missioni spaziali. Ma prima il mio sincero saluto a tutte le anime attente. Iniziamo da una bella immagine che ho tratto dal canale di Alex di Gaia, la nostra astronauta Samantha. Queste tre immagini mostrano chiaramente che durante le orbite attorno al globo, al loro globo, questi attori risentono della differenza dell'attrazione gravitazionale a seconda di cosa stanno sorvolando o a seconda delle accelerazioni verso lo spazio esterno, come qui a destra. Vedete i capelli che sono tutti rivolti verso il basso perché la ISS sta accelerando verso l'esterno, mentre qui al centro è in caduta secca in direzione terra. Infatti, i capelli sono tutti rivolti verso l'alto e qui finalmente i capelli sono a metà via tra la prima e la seconda immagine. Si vede anche dalla faccia stupita dell'attrice. Dite che sono tre parrucchiere diverse che hanno laccato i capelli in tre modi diversi? Vabbè. Ma passiamo al video dell'amico Mauro, video della NASA, dove ci mostrano in diretta la vicepresidente Kamala Harris che telefona in diretta con gli astronauti dell'ISS. Ovviamente quello che si vede al minuto 1:55 è che il cavo del microfono va e viene, o meglio, passa attraverso il braccio dell'attore. Ah, è stato troppo veloce? Il caro Mauro l'ha rallentato, così lo possiamo vedere meglio. Rallentiamo ancora e andiamo a zoomare. Riuscite a capire che si tratta di realtà aumentata? Cercatela su indice alfabetico. Lavorano su diversi livelli, facendo credere alle anime deboli che si trovano in un posto immaginario. Le freccette che vedete ogni tanto sono per farvi notare che anche le sagome degli astroattori sono sovrapposte allo sfondo. Osservate bene i contorni bianchi. Non è che dovete svegliarvi, dovete solo rendervi conto della presa per i fondelli. A disposizione avete l'incredibile playlist NASA Astronauti ma Attori con quasi 400 video. E veniamo al terzo video di oggi. Vi ricordate la Tesla che viaggia nello spazio? Le immagini che seguono sono state tratte dalla live ad 1 ora e 56 minuti. Velocizziamo e accidenti, hanno tagliato la terra, no, il globo. Come gli alberi nel video, non esistono foreste sulla terra. Che buffoni. Un saluto, Dino.